Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi parliamo di Topolino e di Tex con le ultime uscite in edicola. Facciamo il punto della situazione a fine novembre, quasi alla fine di novembre. E allora vi faccio vedere, intanto, questo è facciamo un piccolo passo indietro, vi faccio vedere il Topolino del 3286, se non sbaglio. Fatemi controllare perché 3286, che era quello che conteneva il Topolino d'oro, che è il Topolino d'oro della collezione Panini con le bustine che sono in edicola. Questo è un numero da collezione perché il Topolino d'oro si trovava solo allegato a Topolino 3286. Io sto decidendo se aprirlo o no. Perché non so se aprirlo, perché questo sarà un pezzo da collezione. Certo, vuol dire che il Topolino ne avrei dovuti prendere due, però il giorno prima che partissi per l'America, insomma, niente, alla fine non ce l'ho fatta a prenderne due. E allora intanto vi faccio vedere perché cioè che abbiamo quello che arriva in abbonamento. Dove non ci sono i gadget. Ecco perché quando ci sono i gadget che mi interessano lo prendo in edicola. Quindi apriamolo e vediamo che cosa ci riserva questo Topolino dell'anniversario. Questo è il Topolino dei 90 anni. Eccolo qua. E vabbè, pubblicità dell'abbonamento. Abbonatevi. Queste sono tutte le strenne natalizie. Ah, guardate che bello. C'è tutte le strenne natalizie, perché sono tutti i numeri che escono, particolari, i raccoglitori, insomma, tutte le cose che usciranno per Natale. Ok. La storia dovrebbe essere quella di Casti, che riprende quella del volume di due anni fa, di un anno fa. No, questa è quella di Pastrovicchio, è l'avventura su misura, ok. Però mi ricordavo che ci doveva essere una storia di Casti. Vediamo. No, questa è la scatola dei ricordi di Giuliano Cangiano. Ah, no, ok, i colori. Giorgio Cavazzano i disegni. Ok, questo è di Cavazzano per i 90 anni di Topolino. Eccolo qua, guardate, vedete? Eccolo qua, Topolino Gold. Tra l'altro, scusate, dal 14 solo con Topolino dal 14 novembre. Ma scusate, è il numero. Cioè, fanno la pubblicità dell'uscita di questo Topolino su Topolino ed è il numero in corso? Boh, vabbè, ok, secondo me si sono sbagliati, però vedremo. Molto belli i colori di questa storia di Cavazzano, veramente molto belli. E poi vediamo se mi ricordavo male, perché io vi ricordavo, questo è tutto sulle celebrazioni di Topolino per i 90 anni. Io ovviamente lo apro adesso perché ero in viaggio. Vediamo un po', Federico Franzò. E niente, allora ragazzi, mi ricordavo male perché non c'era un... A vedere, queste sono tutte le promozioni per abbonarsi, regalano un pop esclusivo per i 90 anni. Questa è mia figlia che protesta, che gioca con un pacchetto di fazzoletti. E Massimo De Vita, no, e allora io mi ricordavo che c'era una storia di Casti, allora partirà sul numero successivo. Adesso lo controlliamo perché abbiamo anche il numero successivo. E quindi andiamo a controllare se quella storia, io mi ricordavo questa storia di Casti, oppure era sul numero prima che non ho fatto in tempo a leggere perché sono partito. Vediamo, questo è il numero in corso questa settimana. E niente, Daniela Vetro. E niente ragazzi, allora era sul numero precedente, era sul numero in anticipo sul compleanno. Questo è PK, quindi questa è un'altra nuova storia di PK. Questa è la pubblicità di Ralph. E niente, ok, e allora niente, vabbè, vi ho fatto vedere il numero de... Ah, eccolo qua, guardate ragazzi, questo ve lo far vedere. Non ve lo perdete perché la prossima settimana, ah no, ecco, dal 28 novembre per 4 settimane ci saranno i francobolli. Eccolo qua, queste sono le date: 28 novembre, 5-12, 19-12, 26-12, quindi ci portano fino a Natale. Sono delle riproduzioni appunto in metallo dei francobolli per i 90 anni di Topolino. Eccoli qua, quindi non ve li perdete dal numero in edicola da domani. Voi il video lo vedete mercoledì, quindi da oggi, dal giorno in cui vedete il video, li trovate in edicola. Ok, bella anche quest'altra storia. Anche te adesso mettono di chi fa i colori. Perché si vede che stanno dando importanza ai coloristi. Beh, allora ragazzi della Panini e della Disney, datela anche a chi fa le chine, che mi sembra giusto, insomma, anche perché chi fa le chine molto spesso è più importante di chi fa i colori. Ok, e niente, va bene. Questi sono i due Topolini, quello dei 90 anni
e quello in edicola questa settimana. Manca il 3288, che è quello con i francobolli, il primo con i francobolli, che uscirà il giorno in cui vedete questo video, cioè oggi. Ok ragazzi, è finalmente uscito. Io ero in America, ma voi l'avrete preso sicuramente, e se non l'avete preso fatelo, perché è il primo numero della nuova collana di Bonelli, Tex Wheeler, le avventure di uno scavezzacollo, è le avventure di lui da giovane. È un albo che viene esattamente 3,20 euro per 66 pagine e narra appunto le avventure di Tex da giovane. Questo è il primo numero, almeno per provarlo provatelo, perché appunto è un Tex un po' inedito, è un Tex particolare. Vedete, è cambiata anche la storica prima di copertina. Il primo numero è testi di Boselli, quindi autorevolissimi, e disegni di De Angelis, quindi grandissimo disegnatore. Eccoli qua, questo vi faccio dare un'occhiata, guardate che spettacolo. E quindi insomma, se non avete mai letto Tex, se pensate che magari sia magari un po' palloso, un po' così, questa potrebbe essere la serie per scoprire Tex, perché appunto dovrebbe essere un pochino più dinamico, più giovanile, insomma più diretto a un pubblico giovane. E questo è il primo numero. Il secondo numero sarà in edicola dal 15 dicembre e questa è la bellissima copertina del secondo numero. Continua anche la collana Tex Classic Tex, perché è quella, la ristampa tutta a colori dal numero 1. Sì, lo sto dicendo che è dal numero 1. Dal numero 1 di Tex, e questo è il numero 46, eccolo qua, vi faccio dare un'occhiata. Guardate che spettacolo, i disegni di Galeppini. Quindi proprio il creatore di Tex, bellissimo. E qui ovviamente c'è la pubblicità del numero 1. E questo è il numero 48. È il numero 47, che sarà in edicola appunto i prossimi, dal 7 dicembre. Eccolo qua. Questa è una collana che anche questa è molto carina, se non l'avete fatta, perché la potete ancora recuperare, perché sono usciti solo 40 numeri, quindi, perché è la ristampa integrale per i 70 anni di Tex di tutta la collana di Tex, ma a colori. Quindi insomma, io spero su carta ruvida, come è giusto che sia questo tipo di fumetto. E poi, non ultimo, è uscito il nuovo Tex Color. Eccolo qua, è uscito il nuovo Tex Color per 6,30 euro, sono 160 pagine e ci sono 1, 2, 3, 4, 5 storie. Eccole qua, queste sono le 5 storie contenute nel Tex Color. E quindi normalmente sono 5 storie di 5 disegnatori e 5 scrittori e 5 disegnatori diversi. Insomma, vi faccio vedere che si cambia genere e si cambia disegno. Vedete, guardate, ecco, guardate, questa è l'ultima della prima storia, questa è la prima dell'altra storia, e quindi si cambiano, eccolo qua, vedete, si cambia stile, si cambia disegno, ma tutte bellissime, tutte nuove e tutte a colori. Questo è il Tex Color, che è appena uscito. E appena, ovviamente qui la pubblicità che lanciano la serie, e questo è appena uscito, lo trovate in edicola a 6,30 euro per 160 pagine, edito ovviamente da Bonelli. Seconda parte del video, recuperi fumettosi, perché grazie Lorenzo, il mio collega, grazie Lorenzo, mi ha trovato una busta di Topolini e Classici, e quindi devo andarla a spulciare. Vi faccio vedere solo qualcosa, vi faccio vedere, eccoli qua, guardate che roba, stiamo parlando dei primi anni 90, eccoli qua, guardate, dei primi anni 90, eccoli qua, questo si è staccata la copertina, eccoli qua, oddio, questa è la serie con la carta da gioco, me la ricordo, e tra l'altro questo dovrebbe essere il periodo in cui bruttissimo, guardate ragazzi, periodo bruttissimo in cui Mondadori, se non sbaglio, no, era tornata in Disney, non era più Mondadori, era Disney, la Disney gli era venuta in mente di farlo con la carta lucida, pesavano un botto ed erano orribili. A me non piace il fumetto con la carta lucida, riflette tutto, non mi piace proprio la resa del fumetto. Quindi questo era il periodo che c'erano i fumetti con la carta lucida, guardate che roba. E insomma, dovrò spulciarli adesso, dovrò mettermi lì, fare una mancolista e andare a cercare di che cosa stiamo parlando. In più, in mezzo c'è anche un Big, guardate, la collana Big, che non ho mai cominciato e non ho mai presa. C'è un numero di Paperino, ci sono dei grandi classici, questi ce li ho qualcuno. Oh, c'è anche un numero di Paperini, insomma ce ne sono di cose da scoprire in questa busta che mi ha dato questo mio collega. E un altro numero di Paperino,
Ancora i classici. Guardate quanti classici, ragazzi. Che spettacolo, guardate quanti classici. Bellissimi, bellissimi. E poi ancora Topolini. E poi ancora estatissima Fumetti in vacanza. Un'altra estatissima Io Paperino. Paperi, castelli e magie. Un altro numero di Paperino. Veramente, veramente figo. Insomma, ragazzi, qui c'è da spulciare e da tirare fuori. Guardate i numeri di Topolino. Oddio, ragazzi, pesano una tonnellata. Pesano una tonnellata perché, ripeto, questo era il periodo della carta lucida. Come, ah no, ecco, questo forse è il primo che già ricambia con... Sì, infatti il top è rosso, non è più nero. Infatti il top è rosso, non è più nero. E quindi questi sono del... Il Mogwai che sentite di fondo è mia figlia, che continua a fare... Questi sono del 2009 anche. Quindi ci sono di tutte le date. Eccoli qua. Eccoli qua. Gli ultimi numeri che ho trovato dentro questa busta. Eccoli qua. Ancora Topolino 2007. Quindi insomma, ragazzi, dovrò tirare fuori un po' di... Dovrò fare questa mancolista e piano piano tirarli fuori. Ok, ragazzi, eccoli qua. Questo è tutto quello che è l'aggiornamento settimanale più recuperi fumetti vintage. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Ci sono un sacco di novità. Vi annuncerò la live, anzi forse ve l'ho già annunciata quando voi vedrete questo video, e quindi con cui aggiorneremo il canale. Vi dirò insomma tutti i video che sono in arrivo, perché ci sono insomma un sacco di cose ghiotte e carine da vedere. Nell'info box vi lascio la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale. Ok, ragazzi, allora mi raccomando, se per la prima volta siete passati su questo canale, iscrivetevi cliccando qui. Qui vi lascio l'ultimo video. Qui invece vi lascio un vecchio video che potete recuperare. Ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube.